Nessuna convergenza sul nome del prossimo Presidente della Repubblica, neppure alla luce dell'abbassamento del quorum a maggioranza semplice, ma il verdetto potrebbe essere vicino col susseguirsi di incontri incrociati tra i principali rappresentanti degli schieramenti politici. L'analisi del professor Pietro Paganini della John Cabot University di Roma e della Temple University di Philadelphia. Ci sono due scenari essenzialmente, uno quello in cui Draghi rimane a Palazzo Chigi e quindi garantisce la stabilità e la credibilità del nostro paese, ma anche più sicurezza a livello europeo e a livello internazionale occidentale. C'è uno scenario in cui Draghi però possa finire a fare il Presidente della Repubblica per i prossimi 7 anni, allora si propone e si pone un problema di credibilità di nuovo nel nostro paese: chi sarà il suo sostituto a Palazzo Chigi, ma soprattutto chi sarà un sostituto politico e tecnico in Europa e a livello internazionale in un momento in cui c'è una crisi di identità dell'Occidente. Se il tempo gioca a favore di Draghi, salgono anche le quotazioni di Elisabetta Belloni, capo dell'intelligence italiana. Per lei, tiepida benedizione di Giorgia Meloni, buon consenso nel centro-sinistra, un no deciso di Renzi.